1, 2, 3, 4. Continua la musica live qui a San Cipriano e stasera abbiamo l'onore di avere un orgoglio tutto campano, il maestro Tony Tammaro. Benvenuto Tony. Buonasera, benvenuti a voi, hai ragione, orgoglio campano perché non mi sono mai mosso dalla Campania. Ho fatto tutti i 550 comuni della Campania, anche due volte, tre volte, non ho mai cantato altrove, solo in Campania. Partiamo un po' random, in ordine sparso. Diciamo che se un profano scrive su Google Tony Tammaro e si imbatte nel tuo sito, legge una cosa simpatica, curiosa. Cioè, Tony Tammaro è l'unico artista in singolare indipendente della musica italiana. E quindi io ti chiedo, singolare perché? Ma sono singolare perché credo che sto genere qua, quello di fare canzoni umoristiche, gli ultimi sono stati Ele e le storie tese, ma si sono sciolti, quindi forse sono rimasto solo io che faccio canzoni umoristiche. E poi indipendente perché adesso si porta molto la musica indie, ragazzi che si autoproducono. Cioè io ho iniziato col primo disco che me lo sono autoprodotto, non ho mai voluto firmare con le case discografiche, con le major, forse perché a quest'ora sarei sparito, perché quelli li spremano come un limone e poi li buttano. Quindi sono il produttore di me stesso, cosa che adesso stanno facendo tutti, ma io l'ho fatto prima degli altri. Esatto, perché poi il tuo successo è stato proprio negli anni 90, quando c'erano non c'era, anche dal punto di vista della diffusione della musica, c'erano chiaramente dei canali e dei modi totalmente diversi da quelli di oggi. Invece tu negli anni 90, indipendente, raggiungi il successo. Esatto. Però tu appunto dicevi prima, io scrivo canzoni comiche, parodie, ma su di una tipologia particolare, e cioè ironizzi su un atteggiamento che è il tamarro, una categoria umana. Un enorme popolo, un grande popolo tamarro, che sai che non solo da noi, ma proprio in tutta Italia, ma forse in tutto il mondo. Figurati che in America il penultimo presidente era tamarro, quindi anche in America stanno i tamarri dappertutto. E quali sono le caratteristiche del tamarro? Chi è il tamarro? Ma il tamarro si fa notare, uno che quando entra in un posto grida. Normalmente fra persone per bene si parla con un tono pacato, invece no, magari devi ordinare la pizza. Cioè, bisogna farsi vedere, si fa notare, ci si veste in maniera colorata, pacchiana. Vabbè, penso che i tamarri li conoscete tutti. Dicevamo che gli anni 90 sono stati quelli dei tuoi primi album e delle tue prime hit di successo, e quindi penso a Patrizia, penso al Volo del Casettino, Super Santos, Tre Rote, insomma queste, le, diciamo almeno quelle più note. Ma banalmente, da dove nascono le tue canzoni? Ma guarda, nascevano fino a qualche anno fa dal fatto che avevo una Vespa e quindi vivevo a Napoli, quindi me ne andavo in giro con la Vespa per Napoli, andavo a cogliere sensazioni, emozioni, grida, allucchi da sopra i balconi, gente che litigava, io sentivo, e poi tornavo a casa e scrivevo. Cosa è cambiato? Che adesso abito a Caserta e ho la moto, quindi più giro lo stesso in un'altra provincia e non più con la Vespa ma con la moto, ma continuo a guardare, io vi osservo e poi vado a casa e faccio le canzoni. E che significa essere Tony Tammaro? Cioè, se Tony Tammaro va in giro a Napoli, che succede? Panico, cioè, ti spiego. Allora, all'inizio della carriera riuscivo anche ad andarmi a prendere un caffè, a volte andavo pure al mare sulla spiaggia, ma guarda, non ci sembra, io non ho fatto Sanremo, non sono andato a Dominica Inn, non vado in TV. Però cavolo, non si può camminare per strada. In realtà ho fatto un lavoro di porta a porta, avendo cantato in 550 comuni, e ogni sera durante la festa patronale c'era tutto il paese. Quindi io credo che forse a te, no, già ci conosciamo, sì, io ho dato la mano a tutti gli abitanti della regione Campania, uno per uno li ho salutati, quindi sono 5 milioni e mi conoscono tutti e 5 milioni. 30 anni di musica, lo possiamo dire, 30 anni di carriera, non alle spalle ma all'attivo. Neanche me ne sono accorto, il tempo di cominciare a cantare, già sono passati 30 anni, ma me l'hanno fatto notare ultimamente. C'era Bob Dylan, che cioè, fa ancora, il suo tour si chiama Never Ending Tour, cioè il tour che non finisce mai, ma guarda che anche Tony Tammaro c'ha un Never Ending Tour che dura 32, perché io dico 30 anni di carriera, perché i due della pandemia diciamo me li escludo, però sono 32. Due anni che sto in giro per le piazze, per le feste, e mi chiamano ancora.
e ti chiamano ancora perché effettivamente hai tantissimi eventi quest'estate. Ma a parte gli eventi, tu ti sei fermato per ora 8 album. E qualche anno fa avevi anche detto, ma in fondo 8 è anche il numero perfetto, può darsi pure che non ne scrivo più, non ne pubblico più. E invece che progetti ci sono in cantiere per Tony Tammaro? Allora, io devo fare come i Beatles ne hanno fatti 10, allora nel mio piccolo anche io ne devo fare 10, quindi mi mancano ancora 2 album, che poi tra l'altro ce l'ho a casa nel cassetto, perché durante la pandemia non c'avevo niente da fare, mi sono messo a scrivere, ho fatto prima un album, l'ho registrato, l'ho inciso, quando non avevo niente da fare perché la pandemia proseguì, io ne ho fatto anche un altro, quindi c'ho un doppio album in uscita. In uscita possiamo sapere quando? Io lo devo riascoltare perché ho una paura incredibile, perché quando tu nella vita hai creato delle canzoni che le cantano tutti quanti, ma se io dovessi toppare, la gente dice, ma non è più quello di una volta, quindi me lo sto ascoltando 10 volte al giorno per capire se siamo ai livelli di Patrizia o siamo scesi o abbiamo superato i livelli di Patrizia. E appena mi levo questi dubbi faccio uscire gli album. Restando in tema Patrizia, meglio una fetta di frittata di pasta o una di cocco? La fella di cocco, quella è qui, perché la fella di cocco, poi alla fine, come si dice, la fella di cocco da concia cocco, quindi dopo ho mangiato il pranzo, una fettina di cocco ci sta bene. Facciamo in chiusura un saluto alla Tony Tammaro e per farlo ci serviamo di un oggetto su cui tu hai scritto una canzone. Eccolo qua, il mito. Dunque, che vi serve? Una bella firma. Una bella firma. Quanto vale questa superstia? Questo fra 50 anni, non lo schiattate, che questo potrebbe valere una cifra. Massimo rispetto agli amici. Amici di 089. Stavo per dire 081 perché sono nato a Napoli, no? 089. Niente incidenti diplomatici, mi raccomando. No, ma siamo tutti e due in Serie A, sia noi che voi, tutto a posto. Grazie Tony, grazie. Massimo rispetto, ma mi vengono a prendere con la pecata e mi portano sul luogo del supplizio, vado a cantare. Ciao. La gente crede di essere per bene.